Avete bisogno di crediti e state cercando un sito economico, affidabile, ma soprattutto con la consegna automatica in meno di 5 minuti? Link in descrizione e con il codice HOME avrete uno sconto pazzescamente incredibile. Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi siamo qui con questo nuovo video incentrato sulla serie che stiamo portando avanti del e se alcuni giocatori non fossero mai partiti come Palermo, Udinese, abbiamo visto il Pescara con Immobile, Verratti e Insigne, abbiamo visto l'Atalanta l'altro giorno. Oggi ragazzi tocca la Juventus, e se Pogba, Vidal, ma non solo, Zlatan Ibrahimovic ragazzi, non fossero mai partiti dalla Juventus oggi nel 2017, cosa succederebbe? E quindi eccoci qui a vedere la formazione. Partiamo dall'attacco ragazzi, che è quello che subito si presenta imponente con Higuain, Ibrahimovic, subito dietro Paulo Dybala ragazzi, a centrocampo Pogba, Marchisi e Vidal, in difesa Dani Alves, Bonucci, Chiellini, Alexandro e in porta Gigi Buffon. Ovviamente ragazzi dalla Juventus sono passati talmente tanti giocatori che non potevo metterli tutti quanti in rosa, anche perché sarebbe stato inutile, perché non avrebbero mai giocato, come per esempio c'è Tevez che adesso è andato in Cina, che appunto non potevo inserire. Ci sarebbe Zaza, Llorente, che non so se neanche se l'ho inserito, adesso ci guardiamo, Padoin e tanti altri giocatori, quindi non li ho messi tutti proprio perché non avrebbero comunque giocato. Ma se ragazzi raggiungiamo i 3000 mi piace, vi faccio la squadra della Juventus più forte di tutti i FIFA messi insieme, e lì quella potrebbe essere una nuova serie che potrebbe incominciare da questa Juventus con Del Piero, Trezeguet. Insomma andrò alla ricerca di tutti i vecchi FIFA, cercherò l'overall più alto diciamo di quel giocatore e faremo una squadra direi fenomenale. Quindi ragazzi mi raccomando, cerchiamo di raggiungere i 3000 mi piace e facciamo questa cosa. Comunque guardiamo la panchina dove c'è Alvaro Morata, partito anche lui verso il Real Madrid, Berardi del Sassuolo che è stato della Juventus, se lo sono girato un po' di volte, ma comunque la Juventus ha avuto in mano il cartellino di Berardi per un paio di anni. Che dire, Pjanic gli tocca stare in panchina ragazzi con questo centrocampo qui, cioè assurdo. Abbiamo Lichtsteiner, Barzagli, Neto. Passiamo adesso alle riserve, Samoa, Cuadrado, Benatia, Rugani che già conosciamo, Ciro Immobile, Giovinco ragazzi, Sebastian Giovinco, quando era la Juventus me lo ricordo ancora, faceva il panico, adesso invece è andato a fare il panico là negli Stati Uniti, Mandzukic, Pereira che adesso è andato a giocare al Watford in Inghilterra, poi abbiamo ovviamente il sommo Andrea Pirlo ragazzi che anche lui è negli Stati Uniti insieme a Giovinco, Evra che adesso sta giocando al Marsiglia in Francia, è partito proprio l'unico, è l'ultimo di quelli che sono partiti, e poi abbiamo anche Llorente, l'ho messo così, ma come potete vedere 79 di valutazione, non sfiorerà mai il campo con quella squadra. Quindi ragazzi adesso che abbiamo visto la formazione ovviamente andiamo a simulare tutte le partite fino alla 19ª giornata, ovvero fino a metà campionato, e scopriamo questa Juventus dove può arrivare. Ed eccoci qua, siamo primi ovviamente in classifica, 43 punti. Genoa secondo, attenzione, con 38 punti, però noi abbiamo una partita in meno da giocare, una partita in meno come l'Inter del resto, che potremmo andare quindi a 39, e proprio penso sia proprio Juventus-Inter, anzi no, c'è anche l'Udinese e Bologna che hanno 19 partite fatte e non 20. Comunque siamo primi, quello è l'importante. Abbiamo vinto la Supercoppa Italiana contro il Milan, siamo usciti in Coppa Italia incredibile contro la Sampdoria, pazzescamente incredibile anzi, mentre in Champions League dobbiamo giocare contro il Siviglia. Vediamo le statistiche dei giocatori, dove troviamo subito Ibrahimovic, capocannoniere per ora con 13 gol fatti, e subito dopo della Juventus vediamo chi c'è, Pogba con 5 gol fatti, non si vede però il Pipita Higuain e neanche Paulo Dybala. Tra gli assist man sempre Ibrahimovic, mamma mia quanto è incisivo, con 6 assist fatti, Cuadrado con 4 assist fatti, Paulo Dybala con 4 assist fatti e poi della Juventus nessun altro. Buffon per 7 partite non ha subito gol, il primo che ha subito meno gol possibili di partite diciamo è Perin con 9 volte, per 9 volte non ha subito appunto gol. Mentre dal punto di vista disciplinare abbiamo Bonucci che si è beccato 4 cartellini gialli, oh voglio dire ci sta anche quello, e Alexandro ben 2 espulsioni, mentre Marchisio una sola. Vediamo un po' di informazioni, ovviamente abbiamo Buffon che inizia a calare per l'età, idem Dani Alves, poi abbiamo Bonucci con 87 di valutazione, è cresciuto in elevazione e nelle scivolate, Chiellini piano piano cala anche lui perché ha 32 anni, Alexandro 85, lui diventerà sicuramente molto più forte, Marchisio 85 anche lui, Arturo Vidale sempre uguale, Pogba più 2 a 90 di valutazione, Paulo Dybala 87, abbiamo Ibrahimovic che chiaramente ha 35 anni e già tanto si è ancora 89 di valutazione, quindi inizia a calare, e il Pipita Higuain che è sempre uguale. Poi c'è Barzagli che cala, Lichtsteiner, Berardi cresce un pochettino, Morata 83 di valutazione, è cresciuto un po', poi abbiamo Pjanic con 86 di valutazione,
Chedira, Quadrado, Pereira, Immobile 83, quindi iniziano piano piano a crescere tutti, Rugani 81, bravi così, Giovinco sempre uguale, Mandzukic un pochino cala, e anche Vrà, giustamente Pirlo, ovviamente proprio iniziano a calare. Quindi adesso ragazzi andiamo un attimo a rivedere la formazione, perché comunque... Intanto abbiamo Buffon che è spaccato, ma lo lasciamo lì perché poi fare i cambi in automatico. Però volevo vedere se, per dire, Pjanic può giocare al posto di Marchisio adesso, visto che comunque è un po' più forte, diciamo. Al posto di Dani Alves, di terzini, diciamo, buoni, effettivamente non ne abbiamo. E quindi per adesso non andrei a fare altri cambi. Magari facciamo una seconda stagione, ragazzi, visto che crescono tanti giovani come Berardi, Morata, Immobile, eccetera, eccetera. Ma per adesso... finiamo la seconda stagione, la prima stagione scusate, con questa squadra. Ed eccoci qui, finita la prima stagione, abbiamo 85 punti, abbiamo vinto il campionato, più 13 dalla seconda che è appunto l'Inter, quindi almeno il campionato siamo sicuri di avercelo portato a casa, la Supercoppa sapevamo già di averla vinta, come sapevamo di essere già usciti con la Sampdoria in... Coppa Italia. In Champions League siamo usciti con il Tottenham, porca miseria, probabilmente i calci di rigore, perché abbiamo fatto gli stessi gol, quindi può essere, e dico può essere, che abbiamo perso per colpa dei calci di rigore. Mannaggia, lì potevamo arrivare in finale, cavolo. E il Porto invece ha vinto l'Europa League, così. Tra i migliori marcatori troviamo Ibrahimovic e Quadrado, assurdo. Poi dopo c'è Dybala, quindi una macchina veramente da gol assurda. E poi Pogba con 9 gol. Higuain continua a non vedersi. Tra gli assist man c'è Paolo Dybala con 10 assist fatti. Poi Pogba, Ibrahimovic, Quadrado, insomma una squadra che lavora tutta insieme. Higuain, eccolo qui, con 5 assist fatti, veramente assurdo. Tra le reti inviolate troviamo Neto e Buffon, che hanno rispettivamente non subito gol per 9 e 7 partite. Mentre dal punto di vista disciplinare abbiamo sempre Bonucci, che ha preso 7 cartellini gialli, che ho, bisogna prendere i cartellini gialli. Alexandro 2 espulsioni, Ibrahimovic... ci stava l'espulsione di Ibrahimovic, sarebbe stato strano se non ci fosse stata. Chiellini è stato espulso una volta, come anche Marchisio. Ma adesso vediamo un po' di statistiche. Buffon ovviamente inizia a calare tantissimo, come Dani Alves. Bonucci rimane sempre lì, bravo. Chiellini inizia a calare. Più 2 Alexandro, 86 di valutazione. Pjanic anche lui 86, Vidal sempre lo stesso, 91 Pogba, veramente assurdo, Dybala 88, tantissima roba, poi abbiamo Ibra che è calato ancora un pochino, 88 di valutazione, Higuain non dice niente, non fa dei gol, non ha fatto 5 assist, però per il resto non ha detto niente. Barzagli cala, Lichtsteiner cala, Berardi 83 buono, Morata più 2, attenzione, se arriva a 88 si incrocia con Ibrahimovic, Ibra cala, lui sale, quindi buono. Neto è sempre uguale, Chedira inizia a calare, come Marchisio, Quadrado è sempre lo stesso, Pereira 82 ottimo, Immobile sale anche lui, come Rugani del resto, e per il resto ovviamente Evra e Pirlo iniziano ovviamente a calare. Quindi ragazzi vi rinnovo la sfida, se raggiungiamo i 3000 mi piace vi porto la migliore Juventus di tutti i tempi, con i migliori giocatori di tutti i tempi, Zidane, che ovviamente hanno giocato su FIFA, quindi Trezeguet, Del Piero, Vieira, ve lo ricordate Vieira che poi è andato a giocare all'Inter, Ibrahimovic che abbiamo adesso, insomma la migliore squadra di tutti i tempi, potrebbe essere una nuova serie che potremmo fare, cosa succederebbe se avessimo la migliore rosa di tutti i FIFA oggi nel 2017, cosa succederebbe in campionato, in Champions League eccetera eccetera. Mi raccomando, 3000 like e vi porto assolutamente la rosa di Trezeguet, Zidane e compagnia bella. Quindi per oggi è tutto ragazzi, mi raccomando, mi piace come ho detto, un commento con la prossima squadra da poter fare, abbiamo ancora la Roma da fare, abbiamo ancora il Napoli, abbiamo il Milan, abbiamo l'Inter, abbiamo ancora tantissime squadre che possiamo vedere, ma anche all'estero, attenzione, c'è per dire il Monaco ragazzi che aveva James Rodriguez, aveva Guarin, aveva un sacco di campioni anche loro. Quindi mi raccomando mi piace, in descrizione Facebook, Instagram, shop delle magliette e dei crediti, tutto ciò che vi può essere utile, grazie di tutto, grazie del supporto e come sempre... ci vediamo al prossimo video.